resistere significa vivere in questa società capitalista da anticapitalista, quindi resistere è difendersi dai comportamenti che ti vengono imposti, dal modo di vita che ti viene imposto, dalla vita che ti viene disegnata in qualche modo. Resistere per me vuol dire fare inchiesta politica in degli ambiti per favorire il processo di soggettivazione. Resistere vuol dire battersi per il reddito di base. Il problema, oltre che resistere, è come passare all'attacco, insomma. Leftists too prepare to go. Here is the manner in which they leave, the clenched fist being their salute. Cos'è resistenza? Sì. C'è una forza che va in un senso e gli se ne pone un'altra, che solitamente nel concetto è minore, quindi si resiste in attesa di avere più forza dell'altro, probabilmente. Beh, in Italia c'ha un suo significato storico, ci sarebbero tante cose da dire, cose vere, cose non vere che si sono dette sulla resistenza. Io resisto? Ma sì, però in fondo tutta la vita è resistenza, se dobbiamo pensare a che c'è sempre qualcuno che vuol farci male, qualcuno cattivo. Resistenza è quello lì. Devo dire che è un termine su cui si è detto tante cose, attualmente lo trovo forse un po' meno significativo, perché da un lato un po' ovvio, quindi una cosa scontata non ha neanche quasi un nome, e dall'altro io di vivermi così, che sono sotto attacco e resisto come un, sono un poverino sotto attacco, preferirei liberarmi di questa immagine. Hemingway called it mechanized doom. Secondo me la resistenza è mantenere il senso critico e la possibilità di vedere, di riconoscere le cose per quello che sono. Per quello che sono significa avere molta informazione e avere la possibilità di avere la mente libera, chiaramente. Fatto questo, la possibilità di intervenire, quindi di esserci, di proporsi e secondo me di mantenere fondamentalmente, oltre che la parola, la prassi sempre, cioè ci vuole l'azione, accompagnata appunto dalla consapevolezza. Possiamo dire che questo ha a che fare pure col fatto di riuscire a interagire con la gente che hai intorno e creare delle reti che si oppongano a dei poteri forti che altrimenti non possono essere mai sconfitti. Ho sempre usato con molta circospezione la parola resistenza, perché il problema non è tanto quello di resistere, il problema è quello di rovesciare i rapporti di forza e sviluppare in maniera autonoma le potenzialità della società. Però, non si può negare che talvolta resistere diventa una condizione difensiva ma indispensabile. E cos'è resistenza oggi? Ecco, io ho la sensazione che siamo sempre di più costretti ad ammettere che resistenza è capacità di difendere la sopravvivenza di una parte della società che è messa in condizioni di non poter
neppure più sopravvivere. Stiamo parlando dei migranti, per esempio, ecco, una quota crescente della popolazione del bacino mediterraneo è spinta in condizioni di fuga, di migrazione, e sappiamo che ormai resistenza per loro significa semplicemente garantirsi la sopravvivenza in attesa di che? Ecco, è questo il problema. La parola resistenza sinceramente non ci serve più molto. Ecco, resistere oggi vuol dire sopravvivere in attesa che si ricostituiscano le condizioni per la vita autonoma, per la vita buona. Questo è lo sforzo che dobbiamo fare, reinventarci la vita buona, reinventarci le condizioni per l'autonomia, e nel frattempo ciascuno di noi è psicologicamente, politicamente, socialmente, esistenzialmente costretto a riconoscere che la resistenza è solo sopravvivere. L'ho vissuta in famiglia. Mio padre era un partigiano, veniva a trovarlo il suo vice che era comunista, invece mio padre era repubblicano e litigavano, ma su molte cose andavano d'accordo. Invece di iscriversi all'associazione di GL si era iscritto all'AMPI, e così l'epopea della resistenza è sempre stata una componente della mia crescita in famiglia. Oggi non lo so se la gente si annoi o meno. Di certo è la possibilità di una ribellione. Direi che quello che mi fa venire in mente resistenza oggi è ribellarsi. Ribellarsi è giusto. Hospitals are destroyed, bridges are ruined. Here is a scene at the battlefield. The youth of Spain from the north, east, south and west go forth to spill the life's blood of their brother Spaniards.